iniziare il video, come sempre, anche ti voglio ricordare che se vuoi avere la possibilità di vincere qualche oggetto all'interno su Fortnite, molto semplicemente non devi fare altro che andare ad iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche per restare aggiornati su tutti i video che escono all'interno del canale. Vai a lasciare un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici per avere più probabilità di ottenere qualche oggetto su Fortnite. E ovviamente puoi inserire il mio bellissimo codice che supporta un creatore L3Otech all'interno di Fortnite. Taggami su Instagram così io ti potrò andare a ricaricare e otterrai una sponsorizzazione gratuita. Ma detto questo ragazzi, grazie mille a tutti quelli che inseriranno questo codice creatore. Detto questo ragazzi, ci vediamo e vi lascio al video. E ciao a tutti ragazzi, io sono L3Otech e bentornati in questo nuovissimo video del canale. In questo video ragazzi andremo insieme a vedere una nuova collaborazione appunto di Fortnite per Rocket League, che vedrà davvero tantissime nuove ricompense gratuite all'interno di Fortnite per tutti i giocatori. Ma quindi detto questo ragazzi, ovviamente prima di iniziare il video anche vi voglio ricordare, ovviamente se non siete iscritti, di andarvi ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati su tutti i video che escono all'interno del canale. Andate anche ovviamente a lasciare un bel like per supportare il video e condividete con tutti quanti i vostri amici, così che appunto anche loro sapranno esattamente come ottenere queste nuovissime ricompense gratuite all'interno di Fortnite e quando usciranno. Ma detto questo ragazzi, iniziamo subito con il video. Però prima di andare subito a vedere il video, andiamo a vedere un piccolo nuovo leak che si è stato fornito riguardante ragazzi appunto la nuova season 8 capitolo 2 di Fortnite. Proprio perché ragazzi, in questo nuovissimo leak andiamo a scoprire un sacco di cose che riguardano appunto la futura storyline sulla nuova skin di Fortnite, sul nuovo pass battaglia, sul nuovo trailer e ancora su un sacco di altre cose. Ma detto questo ragazzi, ovviamente anche a voi andiamo subito a vedere questo nuovissimo leak di cosa si tratta, proprio perché ve lo anticipo in anteprima, ma si tratta di un teaser che ci andrà a fornire un sacco di informazioni sulla nuova season 8 capitolo 2 di Fortnite, che vedremo arrivare all'interno del gioco esattamente il 12 settembre dopo l'evento finale, che vedremo la stessa sera alle ore 22 ora italiana all'interno di Fortnite. Quindi appunto ragazzi, andiamo subito a vedere esattamente di che cosa si tratta. Infatti come sapete, ogni volta per ogni season l'Epic Games rilascia delle specie di brevi filmati che ci vanno appunto a far vedere alcuni piccoli spoiler riguardanti la nuova season. Appunto il primo spoiler riguarda esattamente un nuovo teaser, ovvero questo qua è un teaser in cui possiamo capire un sacco di cose che succederanno appunto durante l'evento finale e che riguardano la dottoressa Sloan. Che ne abbiamo subito a vedere il teaser, voi ora non lo potrete sentire, però appunto questo lo vado a tradurre. Ehi, stiamo pianando appunto di fare una cosa con Mr. Sloan. La parte della mia è stata rilevata. Onestamente è vero, veramente impaurito da te. Io non conosco Sloan, just be careful, quindi ovvero stai attento a essere andare stesso e non fare quello che lei ti dice. Quindi appunto già queste informazioni ci vanno a dare un sacco di nuove leaks su cosa potrebbe avvenire. There might be something, appunto c'è qualcosa che non voglio spiegarti. Quindi appunto avremo ancora anche qui questo breve teaser dell'Operation Skyfire, quindi operazioni cielo di fuoco, che appunto è il nome del nuovo evento finale di questa nuovissima season, che appunto darà il benvenuto alla nuova stagione 8 capitolo 2 di Fortnite. Ma poi andiamo a vedere la news che avete tutti aspettato in questo video, ovvero esattamente le nuove ricompense di Rocket League per Fortnite. Infatti ragazzi, esattamente un anno fa è iniziata la nuova collaborazione di Rocket League per Fortnite, che appunto permetteva a tutti i giocatori che possedevano Rocket League e Fortnite appunto di andare a giocare a Rocket League, appunto giocando a Rocket League ottenendo delle ricompense addirittura anche all'interno di Fortnite che all'interno di Rocket League. Quindi una collaborazione molto molto carina che ha riappacificato, diciamo così, i giocatori di Rocket League con quelli di Fortnite, dato che Rocket League è stato comprato dall'Epic Games e appunto è diventato ufficialmente un nuovo free to play. Appunto sempre gli altri leaks, stato esattamente un anno fa è arrivata la nuova collaborazione di Rocket League e appunto esattamente qualche mese fa è uscita la nuova season 4 all'interno di Rocket League. E non lo state ritrovate all'interno dei file di gioco una nuova mimero schermata di caricamento di Rocket League. Infatti è stata ritrovata la schermata season 4 di Rocket League all'interno di Fortnite. Quindi appunto avremo questa schermata di caricamento che molto probabilmente arriverà con le nuove sfide che appunto verranno di nuovo introdotte con la collaborazione di Rocket League per Fortnite.
Ma detto questo, ragazzi, visto che appunto abbiamo già tutte le cose che per ora sappiamo, anche se appunto esattamente questa è l'ultima cosa che ancora non ho detto in questo video riguardante queste collaborazioni di Rocket League, è esattamente che vedremo questa collaborazione circa nelle prossime settimane, quindi probabilmente quando inizierà la scuola, oppure se no addirittura verso metà ottobre, quando appunto sarà già avviata la nuovissima season 8, capitolo 2 di Fortnite. Quindi appunto, ragazzi, quando sarà avviata molto probabilmente vedremo questa collaborazione. Negli anni scorsi, quell'anno scorso, anche quest'anno, abbiamo ottenuto un sacco di altre ricompense sempre di Rocket League anche all'interno di Fortnite, che appunto andremo subito a vedere insieme all'interno di Fortnite, giusto per rivedere tutte quelle che arriveranno e cosa potrebbe arrivare, proprio perché la ricompensa più importante si trattava esattamente della ricompensa che è uscita appunto riguardante la nuova emote Lama Rama, ovvero di un personaggio di Fortnite che diciamo così cavalca una specie di macchinina di Rocket League, che anche questa ovviamente può essere usato come mezzo per spostarsi all'interno della mappa, quindi molto molto carino. Ma quindi, ragazzi, perfetto, andare subito a vedere all'interno di Fortnite tutte le ricompense di Rocket League che abbiamo avuto in questi tempi, quindi andiamo subito a vedere. Perfetto, ragazzi, eccoci qua all'interno di Fortnite. Iniziamo direi subito dai dorsi decorativi, quindi andiamo qua dietro e scriviamo Rocket Leag. Esattamente, ragazzi, questi qua sono le ricompense che abbiamo avuto riguardanti Rocket League. Uno è questo dorso decorativo qua, quindi dorso decorativo Turbosfera, se non mi sbaglio questo era circa di questo marzo, e la bellissima RL Gran Turbo come appunto un altro dorso decorativo. Ma non è finito, perché come sapete abbiamo avuto anche un'altra bellissima scia di Rocket League, che però non sicuro di aver sbloccato, però invece sì, ragazzi, l'ho sbloccata, esattamente Turbolo informatico. Quindi appunto questa qua era un'altra ricompensa di Rocket League, ma la più importante, ragazzi, ovviamente la troviamo qua dentro tra le emote, ovvero le emote diciamo così di quello che cavalca, anche se io non l'ho sbloccata, tra cui, ragazzi, avevamo qua appunto le banner emoticon Rocket League molto molto carino e lo spray Rocket League, anche questo è davvero molto molto carino. Sapete, sempre sotto nei commenti se l'avete sbloccato, proprio perché io ancora non ho sbloccato davvero tutte queste ricompense e purtroppo non le potrò risbloccare. Ma quindi appunto, ragazzi, queste qua sono tutte le cose che conosciamo riguardando questa nuova collaborazione di Rocket League per Fortnite. Quindi ovviamente anche a voi, prima di concludere il video, vi voglio ricordare ovviamente di andarvi ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, ovviamente attivando la campanella delle notifiche per condividere il video con tutti quanti i vostri amici. Andate anche ovviamente a lasciare un bel like per supportare il video e condividerlo con tutti quanti i vostri amici, così che anche loro sapranno quale sarà questa nuovissima collaborazione appunto di Rocket League per Fortnite e quando la vedremo più o meno all'interno del gioco e tutti i leaks che sappiamo a riguardo, ma in particolare come sarà esattamente il nuovo teaser e il significato. Ma detto questo, ragazzi, possiamo vederci alla prossima. Ma detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, quindi mi raccomando, restate sintonizzati e con il scartatore Leutan nel negozio oggetti.